Gesù, ti voglio conoscere. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Ascoltiamo la parola di Dio che anche oggi ci viene data dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, 1:30. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere?» Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero. E voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Amen. Carissimi, oggi in questo capitolo 7 di Giovanni abbiamo Gesù che va a Gerusalemme ad una festa, va in un modo, si dice, di nascosto, non aperto, ma la gente si accorge che c'è lui. E parlano di lui, parlano di questo Gesù di Nazaret e dicono quello che pensano. Secondo noi, molti dicevano, Gesù non è il Cristo, perché il Cristo, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Ecco che oggi siamo di fronte a una situazione molto attuale, nostra, non solo come cristiani, ma in genere, come, potremmo dire, umanità. Che cosa la gente pensa di Gesù Cristo? E molti vengono da alcuni pregiudizi ricevuti fin dall'infanzia, da tante esperienze personali anche negative della Chiesa, ma la domanda di Gesù, che spesso ha fatto ai suoi discepoli, voi chi dite che io sia? E oggi quello che sta dicendo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, ma in realtà non lo conoscevano. Ecco che tocca il nostro cuore. Ci pone di fronte a questa domanda: che cosa pensiamo di Gesù? Ma soprattutto quanto ciò che noi pensiamo di Gesù è davvero così. Perché se noi guardiamo anche all'enunciato di San Girolamo, che ha detto che l'ignoranza delle sacre scritture è ignoranza di Cristo, allora nel nostro questionario che potremmo fare a tantissime persone, chi è Gesù per te? Prima dovremmo chiedere quante volte hai letto la Bibbia, la parola di Dio, ovvero quante volte leggi il Vangelo, quante volte alla settimana, perché in base alla preghiera, alla lettura, all'approfondimento della parola di Dio, noi possiamo dire chi è Gesù, altrimenti cadiamo in ideologie. Io ogni giorno questa parola la condivido non solo qui su YouTube, anche su Facebook, anche su Instagram e da un mese e più anche su TikTok, un mondo più aperto dove ognuno un po' interagisce con tanti commenti e mi sono trovato a volte con persone che dicono: ma chissà come mai mi è capitato il tuo video, io non credo in Dio, Dio
anzi, Gesù è morto, Gesù non c'è più, era un rivoluzionario. Che cosa c'entra oggi? Gesù non è più vivo. E io ho detto, caro fratello, probabilmente avevi bisogno di sentire che Gesù ti ama, che Gesù è al tuo fianco. Quante volte noi o la società segue delle ideologie perché è stanca di un modo di fare collettivo. Tutti credono o molti sono battezzati, io non voglio credere. Ma sono ideologie. Quanto è importante per ogni cristiano confrontarsi quotidianamente con il Vangelo, con la parola di Dio. Ecco che allora noi non parleremo più come questi abitanti di Gerusalemme dicendo quando verrà il Cristo nessuno saprà di dove sia, come se non l'avessero mai visto, conosciuto, e quel Gesù di Nazareth non gli diceva niente. Per molti è così oggi, quando vogliamo evangelizzare, parlare di Dio, molta gente, anche dei miei parrocchiani, dicono ah, lascia perdere Dio. Perché? Perché non c'è un'esperienza. Perché non c'è una relazione. E la relazione che noi come Coinonia Giovanni Battista vogliamo donarvi nella nostra Chiesa è questa, l'incontro con Cristo nella preghiera e attraverso la Sua parola. Allora ecco che conosciamo Cristo davvero, come Lui si vuole manifestare nella nostra vita. E allora vi esorto oggi ad entrare in questo Vangelo, a metterci di fronte a Gesù e a chiedergli di manifestarsi a noi, di poterlo incontrare, sperimentare. Vi invito quindi ad aprire le vostre braccia dicendo Signore Gesù, oggi ho bisogno di Te, ho bisogno di un nuovo incontro con la Tua parola, con il Tuo Vangelo. Ho bisogno di conoscerti più di ieri. Oggi manifestati nella mia vita. Voglio rinunciare alle mie ideologie, ai miei pregiudizi su di Te. Tutte le volte che ho pensato che Tu non mi ami, che Tu non sei presente nel mio lavoro, nella mia casa, nella mia famiglia, che Tu mi hai abbandonato. Signore Gesù, mi impegno fedelmente a seguirti, a seguire il Tuo Vangelo, a seguire le Tue promesse che Tu hai dato a me. E che la mia vita possa essere un camminare sempre più veloce, pieno di zelo verso di Te e conoscere il Tuo volto meraviglioso. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi lo slogan è proprio questo. Gesù, ti voglio conoscere. E Gesù, vedrete che ascoltando queste vostre parole, di questo slogan di oggi, si farà conoscere perché sta bussando alla porta del vostro cuore e quando noi li apriamo, Lui viene. Buona giornata, ci vediamo domani. Ciao! Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte. Come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Grandi cose.